ma na 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 Eccoci puntuali, buonasera, bentrovati. Appuntamento con la 10 Domande 10 alle 21 di ogni lunedì, in replica la mezzanotte, la domenica dopo alle 18. Potete trovarci anche su internet all'indirizzo tg10.it sul profilo Facebook 10Domande10. Oggi parleremo di calcio, giocato e non solo, con un gradito ospite che ha raggiunto il nostro studio itinerante. E, se vogliamo, il sogno dei tifosi biancazzurri. Lui è l'attaccante. Maurizio Nassi, buonasera, ben trovato. Buonasera, grazie. Come stiamo? molto bene, grazie dico bene Pensa. quando sottolineo che sei il sogno proibito dei tifosi biancazzurri del Gela? Ma perché nel tempo ci siamo toccati tra virgolette parecchie volte ma non ci sta mai la possibilità di ritornare al Gela quest'anno quest vedremo c'è stato, lo dobbiamo anche dire ultimamente nel periodo di dicembre dunque dell'anno scorso, dicembre-gennaio c'è stata la telefonata del presidente Angelo Tuccio però il tuo presidente del Gironova e l'allenatore del Gironova Dissero tranquillamente no, nassi rimane qui. Sì, sì, confermo. C'è stato un contatto tra me, il presidente Tuccio e il, il direttore sportivo Ferraro. C'era già l'accordo per un mio ritorno a gela, poi invece non se ne fece nulla perché il presidente del Nova e il mister soprattutto non assolutamente negarono il trasferimento. E tu, in tutta sincerità, ci sei rimasto male in quell'occasione? Beh, forse un po' sì. Perché, comunque, ritornare a casa, ritornare a Gera dove, dove ho dato tanto ma dove ho ricevuto tantissimo era, era una cosa fattibile, poi non, non se ne fece nulla, però ripeto. Secondo me magari ci sarà un'altra occasione per ritornare. Dunque mai dire mai. Ma il calcio soprattutto mai dire mai. Va bene. Maurizio, dobbiamo fermarci un attimo della linea alla regia perché tu lo sai che eh, la pubblicità è l'anima del commercio e la televisione vive solo di pubblicità. Oggi è un'occasione unica, indelebile Ce l'hanno un la pubblicità? Pubblicità. Siamo ritornati dove aver dato lo spazio ai nostri compagni di viaggio quest'oggi la pubblicità ce l'ha annunciata il nostro ospite gradito l'attaccante Maurizio Nassi, 38 anni, nato a Tormina il 3 gennaio del 1977, gelese poi d'adozione perché dal 2004 è sposato con Daniela Romano ed è papà di Alice, 8 anni allora, prima di parlare di calcio perché parleremo soprattutto di calcio parliamo di amori per Maurizio Nassi Daniela Romano è stato l'unico amore Tanto non ci senta nessuno, c'è stata qualcun'altra. No, 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 è stato l'unico amore: è stato quello che mi ha fatto battere il cuore più, più di altre. Più di altre eh, e che avevo già capito che fosse stata, sarebbe stata la, la donna della mia vita. Quindi, assolutamente dopo, ti, ti, ti dico che dopo due, anni, dopo due anni di quasi fidanzamento, abbiamo deciso di sposarci perché avevamo, avevamo capito che. Eravamo, eravamo legati da qualcosa di importante. Comunque per te, se vogliamo, Gela è stata galeotta, eh, perché qui hai trovato un ambiente calcistico non indifferente e poi hai trovato soprattutto l'amore. Sì, assolutamente è stata galeotta. Sì, sì, è stato. È stato. Diciamo da qui, eh, per me, si sono, si sono aperte tante strade. C'è stato l'amore, c'è stata, stata mia moglie, c'è stato il trampolino di lancio verso un calcio importante. Quindi, diciamo che Gela è è stata la parte delle, de, nella mia vita più importante. E Alice è nata a Gela? Alice è nata ad Ancona. Ah, dunque, no. ad Ancona quando io, stavo, quando io stavo ad Ancona e Marchigiana. Mm. Come hai conosciuto Daniela? Ma stranamente è un episodio no, non bello ah. perché siamo incontrati in uno studio di fisioterapia ah. <ride> perché io mi ero appena fatto male al ginocchio, mi ero rotto il crociato, quindi facevo delle cure. E lei, se non sbaglio, ha avuto un incidente con, con la Vespa. Anche lei, niente di particolare. E ci siamo conosciuti in questo studio di fisioterapia. E da lì poi è, è nato tutto. La scintilla. È nata la scintilla. E lei ti seguiva anche quando lei, giocavi? Lei nei primi anni, quando io andai via da Gela, no. Però dopo mi ha sempre seguito, è sempre stata vicino al mio fianco in ogni decisione. Eh, siamo sempre confrontati, però non mi ha mai lasciato... Un attimo, è sempre stata con me. E a lei piacerebbe che tu ritornassi a Gera? Beh, credo di sì, perché ormai, avendo girato tantissimo, questa è la nostra casa. Noi abbiamo casa qui, mia figlia ha tre anni che va a scuola qui, quindi ha le sue amichette. Credo, credo che a lei piacerebbe che io tornassi a Gera. Tu hai conseguito negli anni il diploma di ragioniere e poi invece hai eh, intrapreso l'attività di calciatore. Ti chiedo, ma se non avessi fatto il calciatore, avresti fatto il ragioniere? assolutamente no allora perché lo hai conseguito. assolutamente no. no io credo che ognuno di noi sia in un certo senso predisposto per fare, per fare determinate cose e io credo di, di da sempre di aver voluto fat, fare il calciatore, l'ho sempre inseguito sarà sempre il mio sogno e, e ci sono per fortuna riuscito quindi nella mia idea se non avessi fatto il calciatore cosa avresti fatto? Non c'è una, no. una cosa particolare perché io ho sempre sognato di fare quello e, e per fortuna ci sono riuscito. I primi calci al pallone per Maurizio Nassi dove sono registrati? A Taormina a Taormina oratorio classico con gli amici poi scuola calcio però io ho, ho bruciato un po' le tappe perché comunque essendo tra virgolette un po' più bravino degli altri mi facevano giocare sempre con quelli più grandi Sempre... Io scalavo <ride> le tappe in maniera veloce. E hai sempre giocato da attaccante, questo è stato il tuo ruolo? No, no, io ero un centrocampista. Ah. Ero un centrocampista, poi a 16 anni l'esordio a Taormina, in eccellenza, con l'allenatore che mi, mi disse tu da oggi fare attaccante. E eh, io da lì imparai determinate cose, e da lì è poi nato, è nato il tutto. Ma in tutta sincerità Maurizio, quando tu andavi a scuola, studiavi realmente o facevi finta di studiare, perché il tuo pensiero era soltanto il mondo pallonaro? No, 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 studiavo, però la prima cosa che facevo quando uscivo da scuola era andare a giocare a calcio. <ride> Cioè, i, colpi, I compiti la sera, <ride> ma dopo <ride> Se cena, ci riuscite. dopo cena, assolutamente, il pomeriggio purtroppo non nego e non nascondo che il primo pensiero era quello di andare a giocare a casa. E la materia che ti piaceva di più qual era a scuola? Ma tra italiano e matematica, diciamo che, 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 mi, piaceva, che mi piaceva, però, sempre con le pinze, ah. No, no, però ero un ragazzo che quando c'era da studiare, studiavo. Tu a Gela hai giocato esattamente nella stagione 99-2000 e nella stagione 2000-2001 fino a gennaio del 2001. Due tecnici, Ammirata e Ubaldo Righetti. Chi dei due ti ha impressionato di più? Beh, entrambi. Io da entrambi ho avuto la fortuna di conoscere questi due allenatori e di, di imparare tanto. Fu ammirata mi ha dato la possibilità di giocare nei professionisti perché io venivo dalla Serie D. Eh, mi ha portato a Gela, è stato lui l'artefice del, del mio arrivo qui a Gela. Eh, mi dispiace solo che quell'anno io mi ruppi il ginocchio e, eh, e finì il campionato al, prima ancora di iniziarlo. Quindi mi dispiace non avergli dato un contributo importante, cosa che ho fatto dopo con Righetti, eh, che in un certo senso. Mi cambiò un po' il ruolo anche in campo perché mi disse chiaramente: tu da oggi fai il finalizzatore, non ti mettere a correre a destra, si sa come, come si può pensare. E, e mi andò bene perché, comunque, in 10-11 partite feci 9 gol e poi a gennaio ci fu la l'apparato alla regina in Serie A. E sei stato, possiamo anche dirlo, l'unico giocatore che arrivava da Gela che poi ha giocato ed è esploso in Serie A. Credo, se non vado errato, di sì, di, di essere stato l'unico passato da Gela e a vestire la maglia del Gela a essere andato in Serie A. Sì. E poi, invece, cosa accade con la regina? No, poi ci fu. Io giocai due partite e, e di questo ringrazio Colombi, Colomba perché mi diede la possibilità di esordire in un palcoscenico importante dove non ci arrivano in tanti. È il sogno da bambino arrivare in Serie A. E io. Ci sono riuscito Poi, poi purtroppo quell'anno la regina mh, Non andò benissimo Perché andammo in Serie B e Da lì io avevo bisogno di giocare Volevo giocare un po' di più e, e decisi di andare in C Quasi 400 partite Tra i professionisti Un centinaio di gol eh. sì, sì, siamo... sì, sì, Questi sì, sono sì. i numeri Sì, credo di averne fatto un po' di più Di presenze però intorno ai 400 sì. Diciamo che Io sono contento soddisfatto della, della carriera che ho fatto, magari in qualche passaggio eh, se tornassi indietro cambierei delle cose. Però credo che alla fine, alla fine mh, ho fatto una carriera importante. E cosa cambieresti se potessi tornare indietro? Ma forse quando arrivai alla Regina ero poco maturo e troppo eh, istintivo, quindi avevo delle reazioni istintive perché sai Avendo 22 anni volevo giocare, volevo spaccare il mondo, invece eh, ci sono state poi delle cose non, non, non belle perché purtroppo non, si ragiona in un altro modo, in un altro contesto quando si arriva, quando si arriva lì. Eh, forse dovevo essere un po' più razionale, più, più, però a 22 anni non, eh. purtroppo non si può chiedere tutto. È quella, quella è una parentesi, forse in un certo senso me la sarei giocata in un altro modo. Qual è stata la squadra nella quale ti sei trovato veramente bene con tutti i giocatori, lo staff dirigenziale, tecnico in questi anni importanti di calcio? Beh, se escludo Gela perché eh. qui sono stato benissimo, un ottimo rapporto con tutti tuttora. Eh, credo che il posto dove ho ricevuto tanto, ho dato tanto e dove sono stato benissimo e che tuttora ho la fortuna che le persone mi chiamano è Ancona dove poi è nata mia figlia, dove ho vinto un campionato e a 30 anni ho avuto la possibilità di giocare in Serie B, e credo che quello sia in assoluto il posto dove, dove sono stato veramente bene, anche, anche, altri, anche altri, sono stato bene quasi dappertutto, ma quello è stato quello che mi ha dato forse un po' di più. E quest'anno a Giulienova ti sei trovato bene? Quest'anno, con tanti problemi che, che, ci, sono, che ci sono stati, sono stato, sono stato abbastanza bene. Abbiamo fatto un campionato eh, dovevamo salvarci, l'abbiamo fatto con un mese d'anticipo. Ho trovato delle persone, un gruppo fantastico, un allenatore che mi stima e che, che veramente mi ha, dato, mi ha dato tanto a livello di persona proprio, non solo di allenatore è stata un, una bella parentesi Qual è il giocatore che invece anzi il giocatore col quale hai legato di più quando hai militato nel gelacalcio? Vabbè Dario Di Dio in assoluto è stato il giocatore che in quei, in quei mesi mi ha, mi, ha, mi ha insegnato tanto e che tuttora, che tuttora ci vediamo andiamo a giocare insieme a calcetto ci sentiamo spesso, ci incontriamo quindi è rimasto, un, è rimasto un bel rapporto di amicizia, di amicizia vera. In quel caso parlavamo di Giella Getti. E dunque, però si potrebbe formare una coppia d'attacco importante per il prossimo anno, eh, per la prossima stagione di eccellenza con Maurizio Nassi ed anche con Peppe Mascara. Si fa anche il nome di, del Folletto Comisano. Eh? Ma io ne so quanto, quanto vuoi, ho letto eh, eh. dai giornali, quindi non. Non vi so, non nascondo nulla. Certo, sarebbe una, una cosa importante, una cosa bella. Eh, sicuramente, due attaccanti, due giocatori che hanno fatto categorie importanti, che, che possono mettere a disposizione di, di una squadra, di una città e un, dei tifosi un bagaglio tecnico e di esperienza importante. C'è stato un periodo buio, che riguarda Vai. proprio il nostro ospite. Lo scandalo del calcio scommesse. Ci vuoi raccontare esattamente cosa accadde nel 2012? Vabbè io adesso rido perché la cosa ho superata e ne vado fiero perché vado in giro a testa alta senza, senza nascondere nulla perché tutti mi conoscono, soprattutto a Gera. E ho avuto anche grande attestati di stima da parte di tutti qui a Gera, da parte degli amici, delle persone, dei parenti. Purtroppo ci fu questa parentesi del calcio-scommesse dove era il primo, il primo processo importante del calcio-scommesse. Quindi secondo me hanno fatto il grande errore di mettere, come si vuol dire, nella pentola tutti, eh, senza, senza vedere o senza approfondire il discorso di ogni singola persona. Eh, e, e purtroppo io ci andai di mezzo su, su una partita. Dove praticamente io, secondo la procura, dovevo denunciare, quindi io non, non ho né tentato di corrompere qualcuno, né tentato di mettermi d'accordo per una partita perché non l'ho mai fatto, non è mai stato nel mio pensiero, nella mia etica di, di calciatore professionista. Però per loro io avrei dovuto denunciare un qualcosa che per loro sapevo, ma io non sapevo. E per fortuna poi, dopo i gradi di processo al TNAS ho, ho avuto ragione e scontai solo, solo, tra virgolette, 13 mesi di squalifica per omessa denuncia, però non per illecito sportivo, che sono, per fortuna, due cose totalmente diverse. E il procuratore federale, federale di Palazzo addirittura per te chiede quattro anni, eh? Ma lui per tutti chiedeva 4 anni, ha chiesto 4 anni per tutti, indistintamente, lui non guardava il, il nome, il cognome, lui ha chiesto 4 anni perché, ripeto, secondo me in quel momento loro volevano fare una cosa mediatica forte, dare un segnale forte e quindi andarono pesanti, andarono pesante Però sinceramente la, la giustizia sportiva in Italia, in Italia va, va cambiata. Io ho avuto la possibilità di parlare con Tommasi, e, e ci siamo confrontati, ho spiegato quali erano secondo me le mie perplessità che anche lui in questa vicenda, ma soprattutto per quanto riguarda la giustizia sportiva ci sono perché è paradossale che basta la parola di, di un indagato per mettere in, in cattiva luce un giocatore che in vent'anni di carriera non ha mai fatto nulla. Però ti chiedo Maurizio, quale motivo avrebbe avuto l'indagato di fare proprio il tuo Roma? Intanto arriva il caffè, mi rispondi subito dopo aver gustato il caffè quest'oggi che ci viene offerto? Grazie. Grazie. Lo prendi amaro, zuccherato? No, zuccherato. Ah, zuccherato. zuccherato Vabbè, sì. eh, dunque, ti chiedevo per quale motivo un indagato avrebbe, e anzi ha fatto proprio il tuo nome. No, lui ha fatto il mio nome insieme ad altri che c'erano in quella partita, 8 calciatori. Ma se andiamo a vedere tutte le carte, lui ha, ha menzionato giocatori e partite che, che poi nell'arco del tempo sono state messe da parte della Procura perché non corrispondevano alla verità. Io non ero intanto indagato alla Procura di Cremona, per me era solo una cosa sportiva, quindi ci tengo a precisare che non avevo telefonino sotto controllo, non si parlava di soldi, e a livello penale io sono e rimarrò una persona pulita. Purtroppo per la giustizia sportiva io, ripeto, dovevo denunciare un qualcosa che avrei sentito, ma che non ho sentito né visto e quindi dovevo denunciare il fatto e per questo mi dietro 12 mesi, 13 mesi di ho messo denuncia e addirittura poi se non ricordo male tutti incatenasti davanti alla sede della assolutamente. FGC assolutamente, eh? io e Pesoli io e Pesoli perché ripeto era una, era una cosa mh, non mi andava di passare per quello che non sono per quello che non ero in quel periodo perché io ripeto come etica professionale ho imparato che bisogna rispettare il prossimo bisogna rispettare le regole Sempre preciso e, e ripeto: tra questo sono contento e felice che, che la mia famiglia, che le persone che, che mi conoscono, non, non mi abbiano mai girato le spalle. Per un attimo, in tutta questa vicenda, hai pensato anche di smettere di lasciare perdere proprio l'ambito calcistico per quello che ti è accaduto, che ti ha colpito profondamente? Non soltanto te, ha colpito anche la tua famiglia, anche i tifosi che ti hanno sempre voluto bene? Sì, assolutamente l'ho pensato. E, e ti dico che per 4-5 mesi io non ho più visto una partita di calcio. Perché mi sentivo profondamente toccato, offeso. Non era, non era il calcio che mi apparteneva e alla quale io ho dato tanto. Quindi per un attimo ho pensato di, di smettere, di non volerne sentire più. Però ripeto, sempre con l'appoggio di mia moglie, della famiglia, dell'avvocato che. In un certo senso mi disse che non, che non poteva finire in quel modo. Non era giusto che, che la mia carriera, dopo vent'anni di calcio, finisse in questo modo. E quindi andammo avanti e lì ripresi con forza e, e speranza a, a, a rimediare un qualcosa che, ripeto, io sapevo di non aver fatto, ma purtroppo dovevo rimediare. Ti hanno tutti creduto nella buona fede? Assolutamente sì. E oggi posso dirlo, ripeto a testa alta, non c'è stata una sola persona che non, non mi abbia creduto. Va bene, stai gustando il caffè? Ora tocca pure a me, ok? Lo prendiamo insieme. Va bene, ci fermiamo un attimo, lì nella regia per la pubblicità. Siamo ritornati con 10 Domande 10, vi ricordo ogni lunedì alle 21 in Replica alla Mezzanotte, la domenica dopo alle 18, potete trovarci anche su internet tg10.it e sul profilo Facebook 10 Domande10. Ne approfitto intanto per ringraziare e salutare Antonio Burgio e Claudio Questante, al di là delle telecamere. Il nostro ospite di quest'oggi è Maurizio Nassi, attaccante del Giovanova, probabilmente nuovo attaccante del da Calcio. Giusto? Beh, fino, a, fino al 30 giugno io sono un tesserato del Giannova Calcio. Ancora non ho ricevuto nessuna chiamata, loro ovviamente adesso avranno anche altre cose per la testa da fare, quindi ripetato, oggi non c'è nessun contatto tra me e il, il Gela Calcio. Lo chiamiamo noi, l'Angelo Tuccio? Non lui, lui il mio numero ce l'ha, okay. quindi <ride> <Vabbè>. <ride> sa che io ormai sono qui a Gela, ho finito il campionato, quindi quando vuole ci possiamo prendere un caffè. Beh, è una dichiarazione d'amore quella tua pubblica? Beh, io pubblicamente sono sempre stato legato ai colori del Gela, ai tifosi del Gela anche a Tuccio che per tante volte mi ha cercato e purtroppo non siamo mai riusciti a, a coronare questa, questo amore platonico, tra virgolette. Quindi non posso nascondere determinate cose. Se sono rose, fioriranno. Assolutamente. Ultimamente tu sei rimasto anche scosso da quello che è accaduto a Gela, ci riferiamo ad un incidente stradale gravissimo in cui ha perso la vita un ragazzo che quel giorno avrebbe compiuto 17 anni, ci riferiamo a Stefano Ascia. Che tu conoscevi benissimo, vero? Sì, 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 è stata una notizia sconvolgente, toccante, perché io quando diciamo che lo conoscevo da, da, da piccolo, da quando lui aveva cinque anni. Cioè, sono legato a, alla famiglia perché sono due, le prime persone che ho conosciuto a Gela tramite mio suocero, perché erano vicini di casa, eh, eccezionali. Cioè, veramente sono rimasto, sono rimasto impressionato da, da quello che è successo. Quindi, io ci tengo a, a dare un abbraccio forte a, a entrambi. Eh, anche se so che purtroppo queste cose è difficile superarle, però, loro sono, sono due persone veramente di, di cuore. Non meritavano tutto questo come non, me lo, non, non lo meritava un ragazzo di 17 anni. A me dispiace tantissimo, io ci tengo a dare un forte abbraccio, ripeto a loro perché sono veramente due persone, due persone speciali. Purtroppo è accaduto. Ritremo a parlare di calcio, caro Maurizio. L'esperienza con il Napoli in Serie A è stata fugace, però sembra di Massimo Campionato parliamo. Sì, sì, però allora io diciamo che mh, facevo il campionato della primavera. Giocavo nella Primavera del Napoli. Eh, ho fatto qualche allenamento con la prima squadra però niente di particolare però quella è stata un'esperienza la prima esperienza che ho fatto lontano da casa che, che mi ha aiutato tanto a capire a capire determinate cose ero ragazzino mi ha temprato perché lì ho capito che per fare il calciatore a certi livelli bisogna fare tanti sacrifici fare delle scelte eh, e mi è servita tanto quell'esperienza Notiamo, ma è un dato oggettivo, oramai ci conosciamo da parecchio tempo che sei molto schietto, molto franco, quello che pensi lo dici e quello che dici lo pensi. E allora ti chiedo, c'è un tabù nel mondo sportivo, soprattutto nel calcio, che dobbiamo sfatare? Parliamo dell'omosessualità. È presente nei campi di calcio? Tu hai avuto anche esperienze dirette con ragazzi che giocano, che sono omosessuali? No, io non ho avuto esperienze dirette non ho conosciuto persone nello spogliatoio, compagni di squadra omosessuali, ma credo che non ci sia nulla di male, secondo me ormai oggi come oggi no, non, credo, non credo che una persona si debba, tra virgolette, meravigliare. Cioè, nel calcio esiste, è inutile nasconderlo, è inutile girare attorno. Ma c'è stato Jugovic che forse dieci anni fa. Già allora aveva già detto determinate cose, quindi esiste, è inutile nascondere determinate cose ma, e credo non ci sia nulla di male di nascondere. E perché allora si nasconde, soprattutto in Serie A? Forse per paura di essere giudicati, secondo me. Io ripeto, non, non ho conosciuto direttamente persone nello spogliatoio, nella, nella squadra dove, dove ho militato, però credo che per paura... E si nasconda, nasconda l'omosessualità nel calcio La Juventus ha vinto per la quarta volta consecutiva il campionato, ampiamente meritato tu sei credo tifoso Juventino, no? Clamorosamente <ride> Juventino, <ride> non solo Juventino <ride> va bene il gilet è diciamo un blu scuro però dai diciamo che è bianco-nero okay? eh, non l'ho messo apposta neanche ah. no? perché altrimenti sembrava troppo evidente dicevo, il 6 giugno prossimo la finalissima col Barcellona di Champions League partita secca è chiaro che tutti preferirebbero e preferiscono che vincesse la Juventus, ci rivediamo in ambito prettamente nazionale, però si affronta un Barcellona che è davanti agli assi, Neymar, Messi, Iniesta e altri ancora. Come Vabbè. finirà quella partita? Vabbè, io da tifoso Juventino spero che vinca la Juve. Sappiamo, so che è una cosa difficilissima perché comunque il Barcellona nei singoli ha qualcosa in più. Però come hai detto tu, nella partita secca unica può succedere di tutto. Eh, la Juve quest'anno ha dimostrato, non solo in Italia che lo fa da diversi anni, ma soprattutto in Europa, di potersela giocare alla pari con tutte. Eh, a maggior ragione in uno scontro di diretto nella partita secca, dove ripeto, l'episodio può fare cambiare il corso della, della partita. Quindi io credo che abbia buone possibilità di vincere la Champions. La differenza che tu hai notato tra Conti e Allegri? Ma io credo che la, la, squ la squadra di Allegri sia più razionale, mh, pensa parecchio a quello che deve fare. Quella di Conte era, era molto istintiva eh, perché Conte, a Conte piace un gioco d'attacco, quindi attaccava in continuazione, pensava poco a difendersi. Eh. Invece quella di Allegri mi è sembrata più pronta al, alla, è arrivata più pronta all'Europa con una mentalità diversa. Quindi facendo pochi errori e agendo poco distinto, ma più di gioco di squadra, di maturità, di aspettare magari anche l'errore dell'avversario, aspettare i 90 minuti, non andando solo con la foca calcistica per poter sbloccare il risultato subito. Però Allegri ha voluto anzi ha trovato più che altro una squadra vincente. Assolutamente, assolutamente. ha trovato una squadra vincente con un grande lavoro alle spalle fatto da Conte in questi anni e lui però è stato bravo a, a modificarla in corsa e non appena arrivato, quindi è stato veramente intelligente all'inizio a, a non, a non diciamo, rimescolare tutto in maniera veloce. È stato molto bravo a, a farlo piano piano e, e, e poi ha portato la squadra dove voleva lui. Però non è quasi un paradosso parlando di Conte che il commissario tecnico della nazionale mette un freno agli stranieri in Italia dicendo che bisogna valorizzare i giovani eh, nazionali, poi quando ci sono le, le convocazioni chiama gli oriundi. Credo che sia quasi un paradosso allo stato puro. Sì, vabbè effettivamente anche lì c'è qualcosa di strano però... A me la cosa che dispiace è che mi è capitato così di vedere qualche partita di qualche squadra della primavera e nei settori giovanili effettivamente ci sono tantissimi stranieri ed è un peccato, è un peccato perché in Italia abbiamo tantissimi giovani bravi che secondo me bisogna solo, solo dargli la possibilità e un'opportunità, soprattutto nel calcio, di inserimento perché è troppo semplice andare a prendere uno straniero già forte. Secondo me sarebbe più bello e, e, e più giusto dare possibilità ai ragazzi del posto, eh, dei settori giovanili, di crescere e di affacciarsi al calcio importante. Per te è una sorpresa vedere il prossimo anno in Serie A Carpi e Frosinone? No, assolutamente. Io sono contento, sono contento perché sono due realtà che hanno lavorato tanto che hanno faticato tanto, con delle società importanti alle spalle, eh, che hanno programmato nell'arco degli anni il calcio fatto in maniera professionale. Quindi sono contento che siano andate in Serie A queste due squadre, tra virgolette piccole, e non le solite, che spendono in maniera così esagerata. Qual è il giocatore, il tuo idolo di giocatore? Vabbè, a me io da sempre... Alessandro Del Piero su tutti, ma, ma non perché sia Juventino e abbia giocato nella Juve, perché è un campione dentro e fuori dal campo. Io non, non gli ho visto mai un atteggiamento eh, poco fuori professionale, le fuori le righe, non lo vedi mai sui giornali per aver detto o fatto qualcosa di strano. E quindi da lì è sempre nato il, il mio amore calcistico verso, verso Del Piero. Ed è stato, poi ha rappresentato anche la bandiera della Juve. Assolutamente, infatti su questo un po' mi è dispiaciuto che eh, diciamo sia uscito da una porta non secondaria, però non nel modo forse come, come meritava. Eh, io ho avuto la fortuna di essere per l'ultima partita di Del Piero con la maglia della Juve perché giocava ad Alessandria ed è stata è stata veramente un'emozione. Eh, enorme ma se tu fossi stato il presidente della Juve dunque Agnelli, avresti ritirato la maglia numero 10? io avrei tenuto del Piero ah. un altro anno perché era quello che voleva lui e poi sicuramente come merita eh, gli avrei dato un ruolo importante in società Dicevamo ancora meglio, ha sodato come tu stesso sottolineavi che la sorpresa, se di sorpresa si può parlare in Serie A, è stata ancora una volta la Juve. Però la squadra che ti ha deluso profondamente quest'anno nel massimo campionato? Beh, dire il Milan e l'Inter forse è scontato, <ride> è scontato. <ride> però visto, vista la società che c'è alle spalle, visto comunque la squadra, ovviamente sono state le due squadre che, che, che hanno deluso un po' tutti. E, come è stata la sorpresa l'Empoli di, di Sarri, che ha espresso un gioco bello, importante, con dei giocatori che, vedi, quando si parla di dare la possibilità a giocare, magari hanno giocato in B, poi in Serie A hanno fatto bene. Quindi Milan e Inter da una parte in negativo e Empoli in positivo dall'altra. Sei d'accordo quando dico tanto di cappello ai giocatori del Parma che nonostante un campionato eh, travagliato per via di una dirigenza assente, problemi economici non indifferenti, fallimenti alle porte, hanno giocato ugualmente e hanno onorato la maglia? Sì, assolutamente, hanno fatto, hanno fatto veramente il loro lavoro con, con grande dignità, però vedi che questo è il caso più eclatante perché, sta, perché il Parma è in Serie A, ma in Serie B, in Serie C tantissime squadre e in Serie D forse più del 50% delle società e, e dei calciatori vanno avanti così senza una società alle spalle. Quindi il Parma tanto di cappello perché in Serie A. Però, se andiamo a vedere il calcio oggi, ha veramente delle problematiche importanti eh, che, che forse vengono trascurate o tralasciate perché eh, si fa un'opinione del calcio come quello di una volta bello, ricco e importante. Non, non è così. Ci sono tante società che, che sono in difficoltà e tanti calciatori che per, vanno avanti per lunghi periodi senza percepire lo stipendio. Tornando un attimo nuovamente al calcio scommesso, ultimamente. Purtroppo ne abbiamo riparlato perché c'è stata un'altra eh, inchiesta che ha coinvolto eh, esponenti del eh, calcio eh, nazionale. Ma questa cancrena, perché di cancrena parliamo, come si può debellare definitivamente? Eh questa, questo è un bel dilemma. Loro hanno provato a non mettere le scommesse, credo, nella Lega Nazionale dei Dilettanti, però non credo che questa sia, sia solo la strada. È una domanda. È una risposta difficile da dare perché comunque il calcio a livello, a livello nazionale viene etichettato come introiti facili. Quindi tu vai a scommettere e sai di, magari di prendere dei soldi facili. Ed è un serio problema perché ci sono, ci sono tanti campionati ed è forse. Poco semplice controllarlo. Secondo me, la cosa più semplice, e sarà anche banale dirla, è nell'onestà di un calciatore, cioè non andare a scommettere, fai il tuo lavoro con dignità, con amor proprio, amore della maglia, amore dei valori che, che ti hanno comunque inculcato. E non dovrebbero succedere certe cose. Però succede pure, caro Maurizio, che il giocatore non scommette, però fa scommettere il familiare, l'amico, cioè qualcuno che sta nella propria intimità. Sì, sì, no, Dunque, no. Voglio ma... dire, non sarà mai debellato questo fenomeno. No, no, ma io come scommessa parlo in generale, non solo di il calciatore di scommettere in un centro scommessa, proprio di, di non avere il pensiero. Di scommettere e di far scommettere ad altri. Ah. Cioè di giocare la partita eh, con i valori dello sport. Cioè io gioco per vincere se poi perdo è perché tu sei stato più bravo. Non Dunque, perché in, io ho fatto qualcosa. In un mondo vattato. Che purtroppo oggi come oggi esiste poco. Perfetto. Ah, arriva anche l'aperitivo. Grazie. Grazie. Ci voleva. Ci voleva per il nostro ospite, grazie bianconera era meglio eh, però. No, bianconero non c'è, dai <ride> Però è rosso-azzurro Ricamiamo anche i colori del Catane Calcio Che quest'anno non ha avuto grandi fortune nel campionato di Serie B Addirittura campionato che avrebbe dovuto vincere a mani basse Con gli attaccanti che si ritrova ecco, Il Catane in Serie B eh. è stata una delusione eh. per Assolutamente sì. Posso permettermi di dire un campionato vergognoso Per una squadra allestita con fior di milioni eh, di euro Quando parliamo di Maniero, Calaiolo, Rosina, sì, sì, Gilea di tutto di più. Sono d'accordo, eh intanto prego l'aperitivo. Grazie. Allora, intanto volevo ricordarvi sempre che noi eh, potete trovarci sui nostri siti internet più che altro sulla pagina Facebook 10 Domande10 ed anche sul sito internet tg10.it cliccate così avete la possibilità di vedere eh, la puntata di quest'oggi, ma anche eh, via via tutte le altre che sono andate finora in onda. C'è un tatuaggio che notavo, Alice 1602 2007, giusto? Sì, mia figlia la, la data di nascita fatto ad Anconova appena nata, e, vabbè, i figli sono il, il, il cuore di ogni, di ogni genitore, cioè, è l'apoteosi poi della famiglia, quindi è una cosa che, che io ho voluto scrivere sulla pelle perché rimarrà per sempre. È stata una tua scelta oppure la moglie ti ha detto facciamolo, anzi fallo tu? No, 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 no è stata eh. una mia scelta. Io per la moglie... Eh. L'ho fatto qui insieme. Un altro tatuaggio insieme ah. due, tre lettere, ho fatto tre lettere, la mia, di mia ah. moglie e di mia figlia con tre stelle, perfetto. Questo perché resta indelebile poi addosso. Eh, ma se dovesse nascere un altro bambino aggiungete? Aggiungiamo un'altra aggiungiamo un lettera qui e <ride> il nome qui. Lo perfetto. spazio c'è, lo spazio c'è, certo. ah, vale. poi <ride> sei integro. No, no, per, per fortuna diciamo che c'è lo spazio e c'è il materiale dove poterlo fare, perfetto. Soltanto nelle braccia i tatuaggi, no? O ne è ancora? No, no ne è uno sulla, sulla gamba quando sono andato in Serie A Però ah. è stata una cosa fatta con un, un ex compagno di squadra In maniera molto veloce È un simbolo indiano che è l'acchiappasogni con un'aquila E per voi, anzi per te è stato un sogno? Per me è stato un sogno realizzato ah. Per fortuna Perfetto E invece del Palermo che mi dici? Quest'anno è andato bene nel campionato di Serie A? Il Palermo è stata un'altra piacevole, piacevole sorpresa Magliachini è un grandissimo allenatore. È uno di quegli allenatori che mi è sempre piaciuto perché, oltre a far giocare bene la squadra, è, è apprezzato anche dai giocatori stessi. Un per, sergente: perché ti dà qualcosa, qualcosa in più rispetto a, a, ad altri. È stata una piacevole sorpresa. Gioca bene. Adesso credo che sia quasi ufficiale che Dibala, Dibala, come eh. si può dire. vada alla Juve. Quindi, meglio di così: come pastore sforrano giocatori e poi li vendono agli altri eh, Zamparini è molto eh. bravo in questo è un grande osservatore un grande scopritore di, di, di talenti ritorniamo un attimo al Gela Calcio prima di dare alla linea alla regia perché molti tifosi ci stanno seguendo dunque vogliono sapere oggi se Maurizio Nassi torna a Gela a vestire la maglia bianca azzurra per invogliare per catechizzare Maurizio Nassi ad indossare la maglia bianca azzurra del Gela Calcio Tuccio questa sera cosa devi fare? soltanto telefonarti e basta? Ma non, no, non credo ci voglia da fare chissà, chissà eh. cosa, perché comunque, ripeto, siamo stati vicini sia a dicembre sia anche altri anni, eh, Tuccio mi conosce bene, sa la grande stima e il rispetto che c'è tra di noi, lui deve fare le cose che, che meglio crede per il Gera, eh, in questo momento avrà, avrà delle considerazioni da fare con la società, con l'allenatore, quindi eh, non credo che... E lui sa che Maurizio è il problema principale o possa diventare un problema. Lui sa che io sono qui, se, se mi vuole chiamare per un caffè io sono lieto di andarlo a prendere e, e farmi una chiacchierata con lui senza, Vabbè, senza okay. problemi. ok. Ora c'è l'aperitivo, dai. Ci fermiamo, lì nella regia per la pubblicità. siamo ritornati gli ultimi minuti in compagnia del nostro ospite Maurizio poc'anzi anzi il nostro ospite sottolineava che il giocatore eh, che l'ho colpito eh, indubbiamente è stato Alex Dalpiero, una vita in bianco e nero però ti chiedo qual è stato secondo te il giocatore molto sovravalutato che poi in effetti ha dimostrato pochezza in campo quanti minuti ho? no credo credo ah perché è una sfilza? no 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 credo in assoluto il primo che mi viene in mente è Balotelli Barotelli, perché non credo abbia fatto tantissimo per meritare l'ingaggio, la visibilità e il, il calcio, um, come lo hanno definito a certi livelli, perché abbiamo visto tutti che poi nei momenti importanti si sia un po' perduto visto i mondiali, visto adesso a Liverpool, ha sempre qualcosa di negativo. Quindi secondo me è sopravvalutato parecchio. Altri? Beh, Valodelli è quello, il nome più, più importante, però ce ne sono che adesso magari non mi vengono in mente, però... Tra un po', magari di dico. Il complimento più bello che hai ricevuto in ambito calcistico? Il complimento? Ma io ho avuto la fortuna di riceverne, di, di riceverne. Eh, soprattutto dopo dei gol importanti che ho fatto. Eh, ad Ancona, tantissimi. Adesso non mi ricordo magari il singolo episodio, però eh, più che il complimento è stato, è stato il, il cambiamento che c'è stato perché io. Quando arrivai ad Ancona venivo da un infortunio quindi non ho fatto benissimo i primi cinque mesi e ci salvammo ai playout. L'anno dopo vincemmo il campionato e io invece ho, avuto, eh, ho fatto un campionato importante e lì ho fatto ricredere delle persone che mi avevano una, un attimino giudicato in maniera troppo frettolosa e quella è stata la mia più grande rivincita. Va bene, abbiamo concluso. Ultima domanda per Alice, Un giorno cosa ti piacerebbe che facesse? Ma io innanzitutto io e mia moglie speriamo di. e, e facciamo di tutto per lei per, per farla crescere ed educarla nel, nel migliore dei modi. Poi sarà lei a decidere cosa vorrà fare. Ad oggi se gli chiedo mi dice la dottoressa, mm. Qui, quindi già nell'ambito medico non è una, cosa, è, una cosa, è una cosa bella, è importante. Eh, io spero solo che, che ripeto, cresca, cresca con dei valori come, come abbiamo fatto io e mia moglie e quindi, e quindi di conseguenza faccia, faccia una strada serena, importante perché no e, e che stia bene. Va bene, abbiamo concluso, ce l'abbiamo fatta. Eh? Grazie, è stato bello. Grazie a te. Abbiamo avuto quest'oggi ospite l'attaccante del Gela. Eh. Futuro attaccante del Gela, Maurizio Nassi, nostro ospite. Noi abbiamo concluso. 10:90-10. Eh, vi ricordo, ogni lunedì alle 21. In replica, alle mezzanotte. E la domenica dopo, alle 18. Grazie e arrivederci.